Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati per una nuova edizione del telegiornale. Iniziamo dalla cronaca perché questa notte è stato messo a segno un furto con scasso alle poste di Larciano. Ad essere colpita è stata la cabina del bancomat. La tecnica utilizzata è quella chiamata in gergo tecnica della marmotta. Viene cioè inserito dell'esplosivo all'interno di un foro e con un innesco viene poi fatto deflagrare. Questa volta l'esplosivo usato non è stato però di tipo gassoso ma solido. Anche per questo motivo lo scoppio è stato violento e percepito anche a distanza. Fortunatamente le poste di Larciano sorgono in un immobile a sé stante e al momento della deflagrazione non vi erano nei pressi né persone né veicoli. I danni all'interno della struttura però sono stati rilevanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Larciano che stanno portando avanti le indagini per ovviamente individuare o cercare di individuare i responsabili. Andiamo a vedere i titoli delle principali notizie di questa mattina. Porte aperte in 4 caserme dei Vigili del Fuoco in provincia di Pistoia. L'iniziativa inserita nella Settimana Nazionale della Protezione Civile sta ottenendo un grande successo soprattutto fra i piccoli e le famiglie. Successo per l'installazione audiovisiva a Palazzo Fabroni a Pistoia in occasione della 18ª edizione della Giornata del Contemporaneo. In evidenza un suggestivo gioco di alternanza tra luce e buio, rumore e silenzio. Trasferta Emiliano-Romagnole per le maggiori squadre della nostra provincia. Nel basket la Giorgio Tesi Group è attesa dall'ambiziosa Forlì nel primo vero esame della stagione. Arancione invece di scena a Carpi per confermare o meno la fiducia a mister Cascione. Staremo a vedere. Andiamo nelle caserme. Noi abbiamo scelto quella di Pistoia dei Vigili del Fuoco. I colleghi vi faranno vedere i mezzi che vedete sul territorio e nei casi di chiamata di soccorso. Sono stati davvero in tantissimi, soprattutto famiglie con bambini, coloro che sin dalle prime ore della mattina di sabato hanno visitato la caserma dei Vigili del Fuoco di Pistoia in occasione della giornata di Open Day. Un'affluenza veramente significativa dei cittadini che hanno evidentemente accolto favorevolmente l'iniziativa proprio dell'Open Day delle nostre sedi. Il comando provinciale di Via Russo, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, così come le caserme di Montegatini, Pesce e San Marcello, ha aperto le proprie porte ai visitatori per una giornata all'insegna del divertimento e della sicurezza. In questo modo cerchiamo di dare un piccolo contributo, il nostro piccolo contributo, anche all'aspetto diciamo, informativo e divulgativo proprio della sicurezza in generale tra i cittadini. Per le persone intervenute, domenica 16 ottobre è prevista sempre a Pistoia l'apertura straordinaria di Casa Sicura, la possibilità di vedere da vicino le attrezzature usate dai pompieri, salire sui mezzi, parlare con il personale che quotidianamente è impegnato per la sicurezza, intervenendo in piccole e grandi situazioni di emergenza che avvengono anche sul nostro territorio. Nella caserma di Pistoia abbiamo allestito un piccolo simulazione, un giochino per i bambini, una simulazione di un incendio con una casetta da dove esce del fumo che un fumo solamente fumo, ma simula un incendio. I bambini hanno l'opportunità di utilizzare proprio il naspo, quindi buttando l'acqua e simulando questo spegnimento dell'incendio e poi ottengono un diploma come piccolo pompiere, quindi penso che i bambini sono felicissimi chiaramente e anche soddisfatti di aver avuto questo attestato. La Regione offre un aiuto allo sport dilettantistico toscano in grave difficoltà per il rincaro delle bollette. Lo fa mettendo a disposizione risorse per 1,5 milioni di euro attraverso un avviso i cui beneficiari saranno associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva, federazione sportiva e tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano fra le attività statutarie la promozione della pratica motoria e sportiva. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani che porterà in giunta lunedì prossimo l'avviso per il sostegno allo sport toscano che verrà pubblicato entro fine ottobre. Ho detto che abbiano fra le attività statutarie, non statuarie, come erroneamente ho detto qualche istante fa. Poi torneremo a parlare anche di sport invece giocato. Andiamo a
Montecatin, dove si è parlato di educazione finanziaria nei confronti delle donne. Capire la finanza e le sue dinamiche, i cicli economici, gli strumenti di investimento, la moneta digitale sono alcuni dei temi affrontati nel convegno che si è tenuto al Grand Hotel Panoramic di Montecatini Terme, organizzato e promosso dalla Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, la FIDAPA, sezione di Montecatini Val di Nievole. Un'occasione per discutere del ruolo dell'educazione e della pianificazione patrimoniale a favore del benessere finanziario della donna. Noi abbiamo bisogno di essere educate su argomenti importanti come l'argomento finanziario e di contribuire alla formazione attraverso le nostre sezioni, noi principalmente delle donne, del territorio che occupiamo. Siamo sempre ancora molto indietro, devo dire. Noi si sta combattendo perché la donna sia anche un pochino meno sfruttata anche nell'ambito del guadagno. Magari anche nel mondo del lavoro riscontriamo che la stessa mansione che ha un uomo, la donna, lo stipendio è sempre molto più basso, e questo è una cosa che noi combatteremo fino alla fine, perché queste disuguaglianze non ci dovrebbero essere nel 2022. Abbiamo rilevato sempre di più un gender gap, cioè un divario di genere, motivato dai famosi stereotipi che vogliono la donna gestire i soldi sempre in versione strumentale, cioè per un fine della famiglia, mai verso se stessa. E possiamo superare assolutamente questo pregiudizio, perché è insito nella donna lavorare per progetti, nell'amministrazione e a lungo termine, e soprattutto avere il fine del proprio benessere finanziario che consente sempre di raggiungere dei propri obiettivi, valorizzare quindi le proprie competenze e portare avanti dei progetti che possono essere validi non soltanto per se stessi, ma anche per il territorio, per il tessuto sociale e per la famiglia. Parliamo del mondo dell'immobiliare con le candeline per i 40 anni di Comet. Dal 1982 l'agenzia immobiliare Comet è un punto di riferimento per il mercato immobiliare pistoiese e non solo. Per festeggiare i primi 40 anni di attività, presso Villa Cappugi a Pistoia si è tenuto un convegno sulla tutela del consumatore nella compravendita immobiliare, fra nullità e inadempimento, con il ruolo dei professionisti. L'idea era quella di celebrare questo appuntamento con la città, che mi ha dato tantissimo in termini personali e professionali. L'organizzazione di questo convegno, che mi è stato, diciamo, sono stato aiutato dai professionisti con i quali collaboro da anni, i relatori sono relatori di un certo spessore, gli argomenti sono interessantissimi, riguardano la circolazione degli immobili. E quindi, fra l'altro, questo è il primo di due appuntamenti, il secondo l'appuntamento per il 5 novembre sempre qui a Villa Cappugi. Il convegno invece è incentrato su un argomento ancora più interessante per certi versi, che è la pianificazione urbanistica e quindi il prossimo futuro di Pistoia a livello urbanistico. Questo convegno organizzato da Stefano Pecchioli è veramente di grande interesse, perché l'argomento è la circolazione degli immobili dal punto di vista giuridico e tecnico e la tutela dei consumatori. Acquistare un immobile pone il consumatore di fronte a delle scelte, di fronte a degli accertamenti indispensabili, e qui si affrontano appunto questi argomenti per consentire al privato di procedere a un acquisto consapevole e ben fatto della proprietà, che spesso è l'investimento di una vita. Il mondo immobiliare, nonostante il Covid, nonostante le incertezze della guerra che è vicina a noi, continua a performare, devo dire, discretamente. Il pericolo della bolla, dell'esplosione della bolla immobiliare, Pistoia ha saputo reagire, è un territorio abbastanza ricco, piuttosto tranquillo, quindi io sono piuttosto fiducioso. Io mi confronto anche con realtà che escono da Pistoia, quindi un po' in tutta la Toscana. Devo dire che questo sentiment è un po' caratteristico di tutto il territorio toscano. Successo per l'installazione audiovisiva proposta a Palazzo Fabroni a Pistoia.
È un gioco di alternanza tra luce e buio, rumore e silenzio. L'installazione audiovisiva offerta da Palazzo Fabroni di Pistoia per la 18ª edizione della Giornata del Contemporaneo. A realizzarla è stata il Centro di Ricerca Produzione Didattica Musicale Tempo Reale di Firenze, che ha così interpretato l'opera Alla Luce, realizzata nel 1966 dal pianista, compositore e artista visivo fiorentino Giuseppe Chiari. Quest'opera è un'interpretazione che Tempo Reale ha fatto di una partitura mai dichiarata, partitura di Giuseppe Chiari del 66, in cui sono assemblati diciamo i binomi di buio e luce e silenzio e rumore. È un'interpretazione installativa che gioca con una serie di lampadine e altri dispositivi luminosi e con suoni tratti dal dominio dell'elettricità e speciali paesaggi sonori. Per noi questa è stata un'occasione per riflettere sul significato di silenzio e buio e di riportare, di offrire delle finestre, diciamo, poetiche su questi binomi al pubblico, e quindi far sì che il pubblico potesse in qualche modo proiettare in queste finestre pensieri o proprie immagini, sia sonore che visive. Un po' di sport, iniziamo dalla Giorgio Tesi Group, che domani sarà impegnata a Forlì nella prima vera test, prova d'esame si direbbe, della stagione. Poi dovrebbe ringraziare San Bugaro, che è la colonna portante su cui si regge questo club. Coach Nicola Brienza, domenica alle ore 18 Pistoia impegnata a Forlì, ha detto è una tappa del percorso, forse la tappa più difficile fino ad oggi. Sicuramente giochiamo contro una squadra che è un club che è molto importante, che ha grande qualità e che ha grandi ambizioni. Prova ne è il lavoro estivo che è stato fatto in termini di allestimento di roster e anche acquisizione di allenatori importanti per guidare questa squadra. Quindi sappiamo che affrontiamo una squadra che potenzialmente ha tutte le armi per arrivare a giocarsi la promozione in A1, e quindi, come è giusto che sia, noi cercheremo di essere la miglior versione possibile di Pistoia per poter competere contro di loro. La notizia del giorno è la rescissione del contratto di Braxton Huggins, un sospiro di sollievo per tutto il gruppo, la speranza di trovare presto un nuovo straniero. Sì, siamo stati la notizia del giorno, appunto, siamo riusciti a transare il contratto, per cui ovviamente siamo già operativi con il direttore sportivo San Bugaro per cercare un nuovo elemento da inserire nel roster. Non so se sarà l'ultima partita senza un americano, però sicuramente da ieri sera siamo un pochino più liberi di poterci muovere, di poter approfondire eventualmente dei discorsi che ovviamente avevamo già così concettualmente aperto prima della transazione. Ha ringraziato pubblicamente il DS San Bugaro per il grande lavoro fatto. Ma la fortuna di Pistoia, inteso proprio come club e come struttura, è avere Marco San Bugaro con noi. Per cui ogni pistoiese, quando arriva la mattina, si sveglia, dovrebbe ringraziare di avere Marco qui che lavora, che porta avanti questo club. E quindi, ovviamente, ancora una volta mi trovo a dover ringraziare per il suo lavoro dietro le quinte, che è stato decisivo per risolvere la situazione. Beh, Marco San Bugaro, grande professionista, davvero. Per quanto riguarda il calcio, è appena finita da pochi minuti la conferenza stampa pre-gara, stamani un pochino più in là con l'orario, quindi non riusciamo a proporvela in questa edizione del telegiornale, lo faremo nelle prossime, senz'altro, la conferenza pre-gara della Pistoiese con Cascione, che dovrebbe aver parlato dopo una settimana un po' tribolata. C'è da dire che domani gli arancioni giocheranno a Carpi contro la terza forza del girone, e comunque una squadra ambiziosa, quindi un bel banco di prova anche in questo caso. C'è da seguire anche l'Aglianese, che invece sta volando e ospiterà allo Stadio Bellucci domani la San Maurese. Volevo fare anche così idealmente un abbraccio alla famiglia Bardelli, nostro editore, direttore, ma compagno di viaggio in questa avventura televisiva, perché purtroppo è venuta a mancare stamani nonna Bina, che è suocera
del nostro direttore Luigi Bardelli, è nonna dei figli Giovanni, Paola e Maria Chiara, ai quali va un grosso grosso abbraccio, e ovviamente mamma della moglie di Luigi, Franca. Un abbraccio a tutta la famiglia. Posso dirti la parola fra poco? Canto al Balì, ASCI, storico magazine, trasmissione settimanale a cura di ASCI Sport. Alle 19 torniamo noi. Grazie per averci seguito.